Oggi vi mostrerò come creare questo bellissimo tagliere col pirografo che sarà il tagliere dell'anno 2022. Quest'anno niente piatto, un bel tagliere che porti tante cose buone. E allora, preparate i pirografi perché si comincia. Ed ecco l'occorrente per il nostro tagliere 2022. Quest'anno non ci sarà il piatto, ci sarà un bel tagliere. Perché? Perché il primo regalo dell'anno è stato lui, il mio pirografo nuovo. Ve lo faccio vedere. Quindi ci occorrerà un tagliere e un pirografo. Io questo qua. Super professionale, bellissimo, ma non vi fate impressionare perché costa pochissimo. Adesso lo vedrete in azione. Vi lascio, io l'ho comprato, anzi Gabriele me lo ha comprato su Amazon. Vi lascio il link qua sotto qualora foste interessati. Ve lo suggerisco perché è davvero, davvero un ottimo, ottimo prodotto. Vi farò prestissimo una recensione accurata. Quindi ho scelto una punta medio sottile. Lo metto di lato. Poi ho scelto un soggetto. Andando girovagando su internet, ho trovato dei mori. Io li ho ridisegnati su questa carta pacchi per un altro tagliere che ho regalato a Natale. Però adesso voglio farmene uno per me. Quello che ho regalato a Natale era più piccino, ma non importa perché adatterò il disegno anche a questo. Mi piace molto come soggetto, quindi lo rifarò anche qua. Due bei mori siciliani. Dopodiché mi occorrerà quindi della carta carbone per riproporre il soggetto sul tagliere, dello scotch carta per assicurare la carta carbone, una matita e alla fine userò anche della gomma lacca per proteggere il tagliere che comunque rimarrà usufruibile per poggiare sopra gli alimenti perché la gomma lacca non è tossica, è naturale, quindi, ed è anche impermeabile. Quindi può essere lavata naturalmente non il lavastoviglie, il tagliere, ma a mano. E quindi darò anche una cromia differente ai vari particolari dei miei due mori. Di conseguenza ci occorrerà anche un pennello per la gomma lacca. Iniziamo subito, senza indugi allora. Quindi andiamo ad apporre la carta carbone sul mio tagliere 1 e 2. Potete usare sia carta carbone, oramai la carta carbone è una rarità, lo so, quindi anche carta grafite, se non trovate più la carta carbone, e vado ad assicurare così molto velocemente la mia carta carbone. Quindi metto il disegno lì dove voglio che stia e voilà. E adesso piano piano vado a riproporre tutta la forma che ho disegnato. Dovrei aver riportato tutto il disegno. E quindi elimino la carta carbone dal supporto. Qua il mio disegno. Adesso aggiusto il disegno perché dovendo allargarne una parte, devo vedere dove mettere effettivamente le forme. Quindi una qua. Accendo il pirografo ad una temperatura di 550 gradi. Wow, ed è già pronto per essere utilizzato. E allora, iniziamo subito.
aver pirografato tutto il tagliere, bordo incluso, scrivo l'anno e lo scrivo qui in verticale al centro del mio tagliere. A questo punto lo vado a lavare per togliere tutte le tracce di carta carbone o matita e per farlo anche muovere leggermente, dopodiché faccio asciugare completamente, quindi passiamo la gomma lacca. Prendiamo la gomma lacca e comincio a passarla dove voglio che lo sfondo risulti più scuro delle figure. In questa fase preliminare di coloritura coloro anche tutto il margine laterale. Passare la gomma lacca non è necessario, potete anche lasciare il tagliere grezzo naturale, però naturalmente con i lavaggi e abbradendo sempre di più il legno questo via via porterà via porzioni delle parti pirografate. La gomma lacca invece fungerà da impermeabilizzante per il vostro tagliere e anche da vera e propria protezione, con la garanzia di mettere sul vostro tagliere qualcosa di assolutamente edibile, perché la gomma lacca non è tossica, e quindi potrete anche poggiare gli alimenti sul vostro tagliere senza macchiarlo, perché sarà sempre isolato da questa pellicola che verrà facilmente lavata in acqua, essendo non solubile in acqua ma solo in alcol. Da questo momento in poi andremo per stratificazioni, quindi ogni volta passeremo una nuova mano di gomma lacca lì dove vogliamo che ci sia un incremento cromatico. Tutto il tagliere alla fine sarà rivestito di gomma lacca, però ce ne saranno alcuni punti in cui avremo passato 5 strati e alcuni punti in cui ne passeremo soltanto uno, e questo darà via alla differenziazione cromatica del tagliere stesso. Per esempio, adesso passo una seconda mano sempre sullo sfondo e basta, e via via vado a riempire strato su strato fino ad avere tutto il tagliere completamente ricoperto di gomma lacca. In questo strato andrò ad aggiungere i baffi. Quindi ripasserò sugli occhi, su tutti gli strati passati nel primo strato, bordo compreso, aggiungerò alcuni elementi in modo da avere alcune parti con due strati di gomma lacca e alcune parti solo con una. Poi ne passerò un terzo strato e avremo alcune parti con tre strati di gomma lacca e altri solo con due e altri solo con uno, e via via fino a colorare tutto. E da ultimo do la mano sigillante su tutto, passando anche sui visi. Quindi avete visto, ho creato queste cromie differenziate con la sovrapposizione di più o meno gomma lacca. Ovviamente per l'ultima mano, anche per l'ultima mano, passo su tutto il tagliere per mantenere le varie differenziazioni cromatiche. Fermo qua.
Adesso lascio asciugare completamente, dopodiché faccio le foto a luce naturale, perché così lo vedete di un giallo pazzesco. Ve vi posso assicurare che con le luci naturali il colore non è così acido come lo state vedendo voi in videocamera. Io me ne rendo conto perché qui abbiamo luci fredde, danno questo effetto. Vi faccio le foto e nelle foto vedrete quello che è il suo colore reale. Bene, ecco il mio tagliere 2022, speriamo che porti tante cose buone per il nuovo anno. Bene, grazie per avermi seguito. Se vi interessa una recensione del pirografo e di tutte le sue specifiche, magari vedendo l'effetto punta per punta, fatemelo sapere tra i commenti. Io vi mando un bacio, vi lascio le foto.